si era mai vista una classe così. Un'aula scolastica di 300.000 studenti, sorridenti, senza paura, felici di stare vicini alla cattedra di un professore dall'abito particolare e dal sorriso simpatico e rassicurante. Questa è stata per un lungo pomeriggio Piazza San Pietro con l'appendice di Via della Conciliazione. Sotto un caldo anticipo d'estate, una folla enorme di ragazzi, genitori, docenti e personale non docente ha vissuto la giornata di incontro della scuola italiana, statale e non statale, con Papa Francesco. Una festa per la scuola e non un lamento contro la scuola, ha scandito il Papa, che prima di prendere la parola ha assistito a esibizioni musicali e sorriso a numeri di cabaret, con volti popolari del cinema e della TV ad alternarsi di fronte a lui per ricordare scorci della propria esperienza di studenti. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo. Ma se uno ha imparato a imparare, e questo è il segreto, imparare a imparare, questo gli rimane per sempre. Rimane una persona aperta alla realtà. Un concetto, questo, trasformato in realtà da una delle tante esperienze concrete raccontate prima dell'arrivo del Papa, ad esempio quella del direttore di una scuola di Como, aperta a chi la scuola ha smesso di frequentarla, e di un suo allievo, che a partire dal fare ha finito per appassionarsi al sapere. Al centro della scuola c'è il ragazzo. Gli adulti stanno con lui e lavorano con lui per arrivare dall'esperienza alla conoscenza, e non viceversa. Prendendo sul serio il lavoro del falegname, ho visto la bellezza dell'essere educato e vedendo la vita che c'è in Cometa, mi è nato il desiderio di fare l'università per diventare educatore. Sono grato perché la mia scuola per me non è stata un prezzo da pagare, ma una possibilità di tornare a vivere. L'educazione non può essere neutra, o è positiva o è negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. E nell'educazione è tanto importante quello che abbiamo sentito anche oggi, sempre è più bello. È più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ricordatelo. A chi insegna, Papa Francesco ha chiesto di rimanere aperto con un pensiero incompiuto, perché i ragazzi hanno fiuto, ha detto, per un insegnante che sa cercare un di più. La scuola, ha proseguito il Papa, deve aiutare i giovani a sviluppare il senso del vero, del bene e del bello. A scuola, ha concluso Papa Francesco, non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Vi auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, vi auguro una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, ma armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai, sentire bene quello che tu pensi e quello che tu fai, e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue armoniose e insieme.